sul fondo di questa parte di lago c'è una casa perfettamente conservata. Nervosa? Forse un po'. Eccola. Dovrebbe essere tutto marcito. È così strano. Ti prego, calmati. Il luogo più infestato si nasconde negli abissi. La casa in fondo al lago. Dal 5 agosto solo al cinema. Ma ho visto anche tu partecipi alla Subito Poggers. Cos'è che metti in mente? Il volante Logitech G29. Mi dispiace un po' separarmene perché ci ho vinto un sacco di gare. Però al tempo stesso, mettendo in mente, potrei prendere qualcosa della community magari. Ah, sì, in effetti, comodo. Come hai detto che si chiama, scusa? Volante Logitech G29. Ok, ok. Ma perché non lo trovo? Lo cerco da mesi quel volante. Ehi, aspetta, ma posso salvare le mie ricerche? Alla fine hai deciso cosa acquistare su Subito App? No, in realtà ancora non ho deciso, ma tanto Subito mi avverte appena il volante. Appena l'oggetto che voglio prendere tornerà disponibile. E bentornati all'Analyst Desk, come sempre in compagnia dei nostri carissimi analyst. Vorrei iniziare chiedendo alla regia d'ora in poi di mutare Moonboy quando cerca di fare dei complimenti ai Machko. Grazie, una richiesta personale. Detto questo, che sei? A me va bene però, se devo essere sincero. Oh, perfetto, siamo due contro uno, quindi... Però basta, Amy, però basta, hai fatto il tuo lavoro, ora torna a vedere gli OP perdere, siamo tutti contenti. Che serie. Davvero, un game di ripresa veramente brutale, questa da parte degli Outplayed, e brutale soprattutto nel modo in cui si è concluso, perché sembrava che i Machko stessero trovando quel comeback anche nella partita di svantaggio, anche attraverso tutte quelle problematiche sorte nell'early game, attraverso una mid lane decisamente infruttuosa, questa volta per Sebex. Sembrava che quel vantaggio che Stan era riuscito a trovare sulla top lane fosse abbastanza per trascinare il team verso il successo, perché poi pensavi, ok, a Felios nei teamfight late game ha un'ottima esecuzione, ma sono stati molto bravi gli Outplayed, secondo me, a mettere bene i bastoni tra le ruote, a giocare bene i teamfight, soprattutto quel teamfight attorno al barone dove hanno rovesciato l'intera partita. Stan e Click hanno fatto un po' troppo da buttafuori per permettere al loro team di avere accesso sul barone, e questo ha permesso agli Outplayed di eseguire la loro comp da dive-in, ma in maniera frammentata, diciamo, un passo alla volta, senza dover committare troppo a fondo per cercare bushi e morire come hanno fatto in passato. Secondo me un punto di una chiave di lettura importante quando si guarda due comp è anche capire quando è che la comp dei Machko effettivamente splende a livello di teamfight per come è strutturata, e quando vai a vedere, secondo me, i pick presenti in questa draft, appunto, che vanno da GP, che vanno a Thresh, che vanno da Syndra, che vanno da Felios, tu pensi, questa è una comp che vuole giocare fight non in un choke point come può essere intorno al Nashor Pit, ma su una lane lunga, su una lane in cui l'ingaggio deve essere front to back da parte degli OP, perché è molto più facile a quel punto con tutti quegli strumenti disingaggiare e prendere il fight che vuoi te. Se invece tu concedi l'angolo in un fight al barone, può arrivare il fight, l'ingaggio di Camille con follow up di Galio, può arrivare appunto il beast di Seraphine. Sono molti più strumenti per gli OP per ingaggiare in un choke point comparato rispetto appunto a una lane. Quindi yeah, hanno sbagliato quel punto dove scegliere il fight, ma cioè questo gli è costato un game e un 3-0, perché a quel punto il game era nel loro task. Assolutamente, quel barone era veramente l'ultimo passo da fare per andare poi verso a chiudere l'assedio sulla base, e da lì a quel punto la partita, perché la comp degli Outplayed non era nemmeno una comp che giocava benissimo attorno a una situazione dove vengono schiacciati in base e assediati, perché con Lucia non hai un buon wave clear, poi al massimo giocartela con Seraphine, ma anche lì avremmo visto probabilmente Patkiz a prendere la via della side lane e cercare di prendere un po' di pressione, però vincere da lì in poi tutti i passi dell'assedio era lo step successivo dei Machko.
E adesso c'è la possibilità di arrivare addirittura al quinto game, perché parlavamo prima di morale, del fatto che comunque gli Outplayed sono un team che non si butta poi così tanto giù dopo una sconfitta, e ce l'hanno dimostrato, quindi già potremmo vedere ribaltare completamente tutto. Assolutamente, e sono contentissimo di aver fatto quella parentesi su The Ace, perché The Ace ha avuto soprattutto un early game spettacolare a questo giro, per quanto sia morto proprio per il primo sangue nella prima aggressione avversaria, già in quello stesso fight è riuscito poi a riteletrasportarsi, prendere kill nel trade back su C-Boy, incassare double buff e mettere completamente sotto scacco Sebex, che appunto abbiamo visto probabilmente uno dei peggiori, se lo scorso game era uno dei peggiori game di The Haste, questo game probabilmente era uno dei peggiori game di Sebex, perché abbiamo visti in un game e nell'altro non riuscire ad avere alcun impatto sulla partita. E secondo me la chiave, appunto, il modo in cui puoi leggere questa debacle da parte di Sebex può anche essere un po' ricondotta alla draft e al modo in cui questa draft deve essere giocata. Con quel pick di Aphelios tu vai un po' a cambiare l'equilibrio di una squadra che invece aveva trovato gli equilibri in game 1 e 2 con quei self-sustaining mage, diciamo, in corsia inferiore, che non avevano bisogno di il jungler che viene a coverarti quando cerchi di pushare una wave, che non hanno bisogno di quella pressione botting da parte di C-Boy, e che consentono quindi di spostare inevitabilmente quella pressione sulla corsa centrale, perché Stem Boss non è di per sé un giocatore che richiede tutta quella pressure. Quindi quello che voglio vedere per questi match in game 4 è un pick più indipendente, appunto, di quella corsia inferiore, che può essere una Syndra, o può essere anche un Ezreal, o può essere un Varus, quello che vogliono, ma lasciare, diciamo, appunto, quello spazio a C-Boy e a Sebex di fare playmaking insieme. Sì, che tra l'altro questa la possiamo veramente considerare come l'unica draft normale, o possiamo dire tradizionale, che i Magical ci abbiano veramente quasi mai proposto, perché anche riguardando le partite della regular season, non soltanto questi playoff, Sebex ha giocato tutti i campioni che, facendo il passo indietro di qualche magari anno, quando ancora non c'era l'avvento dei flex pick così possenti sulla mid lane, non avremmo mai visto giocati in mid lane, perché la cosa forse che ci avvicinava di più è quella Lulu, che ha avuto un pochino anche nei momenti più antichi di League i suoi trascorsi, dove sulla corsia centrale poteva inserirsi scappando un pochino dal ruolo di supporto della corsia inferiore, ma per il resto questo è il primo vero e proprio mid laner che è nato e cresciuto come mid laner che Sebex abbia giocato nell'intero campionato, e non penso sia una coincidenza che abbiamo visto il suo game meno splendente, perché questo è un giocatore che secondo me sa risplendere proprio anche nel mettere l'avversario a disagio, giocando questi pick che appunto non sono proprio i classici della mid game, della mid lane, ma mettendoci sempre un pochino di un pochino di se stesso, un pochino di caos lì in mezzo. Sì, esatto, e ce l'ha detto anche il coach in intervista prima, cioè la draft di Machuco, come hai detto giustamente tu, non era delle più speziate, delle più particolari, e forse stranamente è stato proprio questo a non renderli efficienti come abbiamo visto negli ultimi due, nei primi due game. Infatti, scusami. Una cosa che si è notata nelle sconfitte dei Magico, che si può allocare un pochino anche ai Magico quasi anche dello scorso split, è che quando questa loro versatilità, quando questa loro creatività non viene messa in campo, ma sembrano quasi impigrirsi un pochino sulla draft, dire vabbè, ma questo giro facciamo qualcosa di un pochino più tranquillo, un pochino, non dobbiamo flettere i muscoli ogni volta, e in quelle partite però la differenza si sente, quindi in realtà sì, devi flettere i muscoli ogni volta, soprattutto per tirare fuori quella convinzione, perché questo poteva essere un 3-0 back to back con la serie precedente e questa. Però già così è un primo colpo che un po' vai a soffrire anche sull'orgoglio di cercare di fare quella run perfetta. Invece anche, appunto, ritornando alla cosa che ho detto prima, ma anche ricollegandolo alle performance dei Magical stessi in Spring Split, dove loro botrano ad Erking e ad Arkry, e quello proprio non aveva neanche bisogno di essere menzionato, perché in quel caso loro erano la weak side botrane di default, e Sten era un po' strong side, ma era anche lui un po' weak side, e tutto il playstyle dei Match in cosa, intorno a cosa girava? Girava intorno a prio mid into jungle pressure da parte di C-Boy. Esatto. Adesso il meta è un pochino cambiato e permette anche un po' più di fight in mid lane stesso, quindi magari un po' più la pressure di C-Boy che va a impattare la corsa centrale invece che la prio di Sebex che va a impattare la giungla, ma sono due fattori molto molto, diciamo, complementari, e secondo me l'identità di Match rimane sempre la stessa, con un cambio di bot lane che va a migliorare il livello della botlane stessa, ma non l'identità, perché alla fine, come dicevo prima, il punto splendente della botlane di Magic rimane sempre con questi pick che permettono a Click di impattare la mappa in un altro modo, e questo è il motivo per cui secondo me hanno perso il game 3, mancava questo fattore. Assolutamente d'accordo.
Ma vedremo adesso come si risolverà questa serie, se ci proporranno un Game 5 o se si chiuderà qui. La parola ai nostri caster. Beh, io spero in un quarto game e poi la chiusura, perché così avrei un 3-1 perfetto, preciso, proprio marchiato. E chissà, magari me lo porteranno a casa questi match, oppure potremo trovarci di fronte a una best of 5 a sentire a Silver Scrapes ancora una volta sulla landa. Io a questo punto, di fronte ad una partita, ad una serie che ci sta regalando questo livello di gioco, metto da parte l'egoismo delle prediction e spero di vedere un quinto game, perché stiamo assistendo ad un livello di gioco che da parte degli outplayed si è ripreso su una tangente che molti non pensavano neanche di poter vedere. Parlando degli outplayed, il fatto che siano stati coesi, il fatto che i match che abbiano avuto magari una draft subottimale secondo i loro canoni, magari sono elementi che possono aver avuto impatto, ma da parte degli outplayed quello che voglio sottolineare è la resilienza mentale di riuscire a tirare fuori quel livello di performance dopo due sconfitte, dopo che ti stavi giocando il tutto per tutto e vedevi gli avversari vincere fight che non avrebbero dovuto vincere. Quindi da parte degli outplayed una resistenza mentale alla serie prolungata davvero incredibile, e se consideriamo che gli outplayed sono il team che invece che difendere un titolo è arrivato qui dal relegation, se consideriamo che sono l'organizzazione sportiva italiana più longeva del panorama del PG Nationals, allora viene anche facile capire come mai stiano tirando fuori questo livello di grinta, questo livello appunto di attaccatura alla speranza, perché sono un team abituato a passarne davvero di ogni. Se parliamo dei Machko dall'altro lato, però, effettivamente ora si è visto davvero un tallone d'Achille. Perché sì, se sulle comp standard riesci a giocare al tuo 70%, vuol dire che questo è un grosso takeaway. Importante non solo se arriverai in finale, perché adesso non lo sappiamo più e gli outplayed potrebbero darti un gambetto, ma soprattutto se arrivi in EU Masters. Questa è la serie per rappresentare l'Italia a livello internazionale e questo significa che hai bisogno di limare ogni singolo dettaglio, anche perché parliamoci chiaro. Eurocup, Eurovision, manca solo EU Masters, ragazzi. È una possibilità, quello è poco ma sicuro, ma a questo giro i Machko saranno Blue Side e gli Outplayed Red Side in questa quarta draft e quindi potrebbero arrivare grossi grossi guai. Vedremo, Machko adesso banna dalla loro, hanno soprattutto il lusso del power pick da questo lato della mappa, il che significa che possono impostare attraverso un campione specifico la loro fase di draft. Anche perché non li ho visti impensieriti dal dover bannare Blueside nella prima partita, perché è il lato della mappa che più agilmente ti permette di bannare uomo, che è quello che vuoi fare contro gli OP. È la cosa più sensata che puoi andare a fare. E gli outplay adesso invece cominciano a bannare meta. Vedi quel ban di Xin Zhao subito a apparire e mi aspetto qualcosa di simile, escludendo Nasus che continuerà secondo me a essere bannato. Sì, sì, anche questo quarto game. Anche perché non penso gli outplayed abbiano il pocket pick di Nasus. Qualora lo dovessero avere come takeaway da dei Machko che si nascondono dietro la sicurezza di poterlo inserire magari in seconda rotazione, ecco, forse quello potrebbe essere interessante. Il punto è che i Machko, come già detto prima, abbandonano a Wom. Nasus viene rimosso, ma questo va ad occupare uno slot importante, perché adesso sai che dovrai lasciare disponibili o Viego o Thresh ai tuoi avversari. Quindi Machko cosa bannerebbero adesso? Perché sei bannato due jungler. Tristana. Banni Tristana. O Lucian. No. Ma Camille, giustamente rispetti i Patkizat, si è reso conto come condizione principale vittoria, prima hanno usato quegli ingaggi di Camille, quel danno astronomico, va a rimuovere. O Sten vuole giocare Mundo. Possibilissimo anche quello, assolutamente. È una punto, flessibilità che puoi andare a utilizzare in maniera anche efficace. Viene bannato Viego alla fine. Thresh disponibile, ma non è un must. I Machko lo avevano disponibile anche nel primo game, hanno preso Seraphine, che potrebbe essere una selezione, ma con Nasus rimosso perde un pochettino dell'impatto che ha avuto in quel primo game. Seraphine comunque viene lockata. È una pick molto conteso, quindi consideriamolo non solo un power pick blue side, ma un takeaway dagli outplayed. Raito ha vinto una partita con quella Seraphine, letteralmente. Sì, quindi non vuoi lasciarlo, concederlo agli avversari. Giustamente, assolutamente comprensibile, ma adesso c'è la disponibilità di Tristana e non solo di Tristana, perché anche Ziggs potrebbe essere selezionato. Sarebbe un pochino eccessivo perché dichiaresti subito Ziggs mid lane. Infatti preferisco quella di Ana, che intanto ti lascia aperta la possibilità di flex di Tristana. Di Haste è un giocatore molto poliedrico, non disdegni i tiratori della mid lane. Tristana è un tiratore da scaling, potresti addirittura andare a mettere Ezzer al mid, campione sul quale di Haste ha già surfato sulla landa. Machko dalla loro, Seraphine dove andrà? Corsia centrale, corsia inferiore? Spero di una responsabilità a Cybex che tornino a mettere quella Seraphine bot. Arriva intanto Trundle come risposta a quella possibile di Ana in giungla. Beh, è un tank. Allora, è un Juggernaut, ma viene buildato come tank.
C'è la variante da annientatore di vino nel meta più recente, quindi ormai la versione full tank di Tarantolo si è un pochettino persa. Adesso tende a giocare come un bruiser a tutti gli effetti, ma abbiamo Lucian. Arriva Lucian per i Machko e quindi hai quella corsia centrale molto più aggressiva. Sebex, volevi più responsabilità su di lui? Eccole arrivare. Adesso gli outplayed possono o prendere loro stessi Syndra e provare il trade che abbiamo visto prima, magari con una Syndra un po' più studiata dalla mid lane, ma questo metterebbe gli outplayed nel rischio di dover affrontare il reato di doppio potere magico. Arriva Galio e con il ban di Camille, ricordiamo è un ban specifico alla combinazione da teamfight degli outplayed, hai Diana come delivery system. Esattamente, adesso hai soltanto un delivery system diverso, non è da, da danno fisico ma da potere magico, e quindi si lancia in mezzo, li riunisce con la sua di suprema e poi arriva Galio come follow up. Non c'è il follow up di Seraphine come ingaggio secondario con il Beast. Ok. Puoi trovare qualcosa di simile magari. Esatto. Anche perché Diana è un jolly che puoi muovere sulla mappa. Qualora sia una Diana mid, non me l'aspetto contro Lucian, ma potrebbe essere un flex. Comunque, qualora sia una Diana mid, comunque la muovi sulle side lane, Diana giungla diventa il jolly a tutti gli effetti. Mi piace il ban su Yasuo, è un'ottima combinazione con Diana, è un'ottima combinazione con Galio. Anzi, è quello che avrebbe proprio rimosso il counterplay alla combinazione Diana-Galio. Perché se all'attrazione lunare tu vai ad alternare l'ultimo respiro, allora tieni i nemici in aria il tempo necessario a far atterrare Galio. Ban su Mundo, dato il ban in prima rotazione di Camille, ha senso. E i Machko adesso dovranno andare a rimuovere qualcos'altro. Immagino corsia centrale cercando di mettere ancora un pochino in difficoltà The Haste. Vanno Ziggs, giusto per sicurezza, per mandare quella Tristana sicura al 100% bot side. Puoi ancora proporre magari Tristana mid, però cosa manderesti bot side? Beh oddio, in realtà puoi fare qualsiasi cosa tipo Kalista per andare a lanciare direttamente Galio in faccia agli avversari e tieni il flex aperto fino alla fine. Va detto che attualmente Diana diventa la portatrice principale del danno magico, ma gli outplayed stanno giocando contro Seraphine, contro Lucian. Per adesso a impensierire la monodimensionalità del danno c'è solo Trundle, un campione che comunque deve lavorare anche attraverso la sua suprema per poter essere veramente, veramente tankoso. Torna Geppetto top. Gangplank contro Jayce non è il più comodo dei matchup per Gangplank, ma è comunque un matchup dove Gangplank intanto può farsi forte, come abbiamo visto prima, di una build molto da utilità, sì, e comunque scalare bene in danno e comunque gestirti bene le sidelane, quindi non mi dispiace vederlo nuovamente come pick per Stan. Capisco, però adesso hai Leona come frontline secondaria insieme a Trundle e ora tutto sta nell'ultimo pick degli outplay che possono rispondere a tono e possono decidere come andare a counterare il tutto. Ok. Sarà Jayce per la corsia centrale forse e Set sulla corsia superiore? Vediamo adesso la risoluzione dei pick, perché ancora ci sono varianti possibili, però sì, alla fine sarà Jayce mid per The Haste, decidono di puntare quindi su tanto danno fisico. Mi piace Set topside perché va a rendere un pochettino più ostici gli scenari dove Trundle vuole fare da initiator con pilastro e suprema. Nel momento in cui uno scenario del genere si va a materializzare, immediatamente la suprema di Set va a rompere tante uova nel paniere e richiama l'atterraggio di Galio, quindi hai un altro delivery system che va anche a disparare i due delivery system in danno fisico e danno magico. In generale gli outplayed si presentano all'appello con una buona draft, ma i Machko non sono da meno. Stavolta le responsabilità arrivano nuovamente dalla mid lane con un pick molto più personale di Sebex. Assolutamente. I tiratori sulla corsa centrale sono sempre stati una sua specialità. Lui era il giocatore da mid lane che ti giocava Tristana da letalità. Cioè giocava questi tiratori per aggredire, per premere sull'early game. E nonostante inizialmente Sebex sia stato costretto ad allontanarsi dalla letalità sui tiratori mid per via di uno shift massiccio sul meta, abbiamo visto che, specialmente dalla Corea, Lucian è tornato ultimamente a quell'eclissi. È tornato ad una build che vuole insistere su eclissi Muramana per portare Lucian ad avere impatto sulla letalità, ma scalare attraverso la combinazione dei due oggetti verso poi la penetrazione aggiuntiva del rancore di Serilda, che per carità è una penetrazione armatura percentuale che si va ad aggiungere in maniera moltiplicativa a quella della passiva mitica dell'Eclissi, ma rappresenta un Lucian che non teme nessun tipo di avversario a quel punto. Già, perché hai letalità, hai penetrazione armatura percentuale, una tonnellata, sì, assolutamente, e hai la possibilità di poterti continuare a curare con tutte le tue spell. Lucian è comunque uno spellcaster di base, sì, fa tanti autoattacchi, ma il fatto di poter continuare costantemente a sfruttare lo sterminio e anche la sua Q
per curarsi è uno strumento così potente. E questo richiederà tante attenzioni per essere gestito, ma signore e signori, è il momento di entrare sulla landa degli evocatori per la quarta volta oggi. Machko che sono ancora match point sul 2-1 e Outplayed che sono all'inseguimento. Ladies and gentlemen, è il momento della verità. Riusciranno i Machko a chiuderla? Riusciranno gli Outplayed a tirare fuori nuovamente Silver Scrapes? Oh oh. Mano gli hashtag in fretta! In fretta e furia MC perché The Haze, Lotus. Oh mamma, questo è un disastro. Le Patkins ancora sopravvive. Basso in salute. Un ultimo colpo. Seaboy si porta a casa il primo sangue. Step Boss che flash attraverso il muro per salvarsi. Seaboy viene rallentato. E alla fine The Haze si trova l'uccisione. Sono 100 gol di differenza, ovviamente a causa del primo sangue. Un primo sangue che però finisce da un lato nelle tasche di un Trundle che inizierà il suo giro di giungla con gli stivali. Eccellente, attenzione però a Cybex che adesso è tra i udini e martelli. E ce ne sono. Oh, che brutta idea. E infatti adesso sarà costretto a flashare. Arriva una provocazione e questo è un grosso problema. Rallentamento da parte di Jace. Gli Outplayed qua mi sa che hanno trovato l'occasione giusta. Ultimo colpo, Quickset si prende la kill. Avrà perso flash ustione. The Haze inizia con un assist anche in più adesso. Ma la domanda principale è: ma Cybex, perché? Che cosa stavi facendo lì? Pensavo mancasse una parola in questa frase, però sì. No, cosa stavi facendo proprio lì? Hai ragione. Esattamente. Cybex adesso deve giocare contro un The Haze che uccisione e assist alla mano. Non ha avuto il tempo di resettare, ma ha il teletrasporto disponibile. Click e Seaboy ne approfittano per profondità, volevano magari intercettare Quickset, ma andranno verso il blu nemico, quindi è un buff to buff che taglia la giungla in due. C'è visione difensiva sul quadrante blu della giungla dei Machko, quindi in caso Diana voglia rispondere, ci sarà la risposta a sua volta. Ma Diana cerca di tagliare da giungla a giungla, e quindi Seaboy, Smite disponibile, la va ad intercettare. Addirittura si muove sul Gromp, è un giro molto avido, Seaboy inoltre non ha il flash. Quindi deve stare abbastanza attento a fare tutto ciò. Sì, però non si sono ancora visti. Eh già, e Lotus non è che possa combattere in uno contro uno diretto. Seaboy è anche forte di livello 3. Anzi, potrebbe essere lui a ingaggiare su Lotus. Però c'è The Haze. Sì, e infatti vai subito a utilizzare il bulbo esplosivo. C'è l'arrivo di... C'è un'altra fiesta, ragazzi. C'è un'altra perché fiesta. Perché no? Una in più, una in meno. Adesso Tristana che si è lanciata in avanti. Lotus adesso veramente aggressivo. Arriva la bomba. Seaboy non viene provocato. E anzi, è Click a essere provocato. Cybex che continua ad applicare danni. Grazie anche al presi attack, Bushi tanto esposto, scatti in avanti, viene immobilizzato, un'uccisione per Bushi. E ora Raito e Lotus sono senza risorse per fuggire via. Lotus sta rischiando tantissimo, Cybex si trova un'altra uccisione nelle mani. Cybex è pronto a scattare, un ultimo colpo, non passerà! Oh, che peccato! Però, per i Machko, sono altre due kill queste! È una partita che sta leggermente arrivando a ledere la mia psiche al momento. È una partita che sta davvero materializzando ogni scenario grottesco e irriverente quasi a tratti, ma è una partita con il caos incarnato che si manifesta in 3 minuti per 5 uccisioni. Gold lead anche importante da parte dei Machko, che vantano quelle 700 unità che da una singola kill, considerando anche il primo sangue, comunque vanno a dare più che il semplice vantaggio delle uccisioni stesse. Sulla corsia inferiore soprattutto il problema, dove Raito ha avuto poco tempo per farmare. Io mi immagino Dimmi che proverà poi a parlare di questo game e secondo me lo paragonerà proprio a Trundle classico. Sì, è vero, da un lato. Dall'altro lato, però, bisogna ammettere che le occasioni erano ghiotte ogni volta. Sì, assolutamente. Ognuno avrebbe cercato quel tipo di kill in quegli scenari. Il punto è che sono azioni che si sono concatenate in maniera così repentina da far sembrare la partita una turbo fiesta mega galattica, ma conti fatti... È logico, cioè ogni azione aveva senso, non è che fosse insensata. È stato che vederlo in una partita competitiva è sempre strano, questo continuo back and forth. Cybex nel frattempo potrebbe essere ingaggiato da Lotus. Però non hai soltanto il rallentamento da parte di The Haze, quindi non il migliore dei knockdown. The Haze stava provando col rallentamento ad avvicinare Cybex al muro per dare l'assist a Diana per la falce e poi lo scatto, ma niente da fare. Senza Suprema purtroppo Diana porta soltanto del danno quando ganka e quindi viene un po' limitata per così dire. Già. Bushi corsia inferiore, vuole mantenere la funzione di zoning proprio di Seraphine, specialmente nei confronti di tiratori da critico che vorrebbero tempo per scalare. Seraphine non glielo vuole concedere, di fianco a lei una Leona che tendenzialmente viene counterata da Galio come campione, almeno sulla carta. Ma che cosa... Oh mio Dio, Patkiza. Oh mamma. Topside, Stenboss sta minacciando Patkiza. E arriva anche Seaboy adesso. Oh no, questo è un grosso problema. Arrivano i pugni nelle mani per prendere il più tempo possibile. Uno, due e un ultimo colpo da parte di Seaboy di mazza per trovare l'uccisione e danni del povero Patkiza.
Porti di teletrasporto, quindi può tornare in lane in fretta e furia. Sì. Stenboss sta comunque dominando. Stenboss lo vedo messo abbastanza bene. Vantaggio in farm, farà perdere minion importanti all'avversario. Almeno riesce a negare quest'ultimo parlay come magrissimissima consolazione di quanto è successo topside. Ammazza che ammazza da parte di Trundle. E adesso attenzione a Sebex, perché Diana penso sia stata spottata. Per un istante è stata spottata, infatti sono partiti subito i ping di attenzione da parte di Machko, proprio sulla posizione di Diana. Sanno che è andata su quei lamabecchi e Trundle adesso si ritrova cancellati. E adesso stiamo attenti a questa corsia inferiore, perché vorrebbero cercare l'aggressione degli OP. L'angolo c'è anche volendo. Possono permettere, click solo vanno per l'all-in di violenza, di cattiveria. Click parte e trova l'uccisione. Qua Diana Leona a tu per tu. Non la posizione ideale adesso, non con questo C-Boy lì presente. Il problema qual è? Che nominalmente Galio dovrebbe impedire questo tipo di scenari e Galio non sta riuscendo a farlo. Fatkiz nel frattempo vantaggio in esperienza per lui. Stenboss riesce a tornare finalmente di fianco all'ondata e a guadagnare anche lui il 6. C-Boy è lì sul drago, Click va a zonare Quickset e comunque non sarà facile per il supporto degli outplayed contestare, ma con The Ace è un'altra storia. Sì, infatti C-Boy sta rischiando grosso, arriva addirittura la suprema parte di Gangplank. C-Boy che sarà costretto a utilizzare lo smite per avere vita salva e alla fine sarà Jace a prendere il drago della nuvola. In tutto ciò però Lucian prende un'uccisione su Jace e Sebex continua con lo sterminio a danneggiare per quanto viene possibile. Fatkiz sul fianco costringe Sebex a flashare, C-Boy che vorrebbe utilizzare il boom esplosivo ma è indeciso fino all'ultimo, facce sfasciate e sono altre uccisioni che finiscono nelle mani degli outplayed. Il vantaggio monetario è sempre lato Machko, ma un drago è finito lato outplayed. Nel frattempo C-Boy viene ingaggiato da Fatkiz, c'è Sebex di fianco, arriva la suprema e arriva provano la kill. Pugni nelle mani a breve, Fatkiz è libero di fare quello che vuole. Serie interrotta, solo ora c'è il teletrasporto da parte di Bushi per riunirsi al fight. Fatkiz è ancora lì a minacciare e giustamente aggiungerei. Ok, ma Gangplank ha plates alla mano. Topside, Sten stava insistendo, arriva di Ace immediatamente ad allontanarlo dalla struttura. Rotazione difensiva del midlaner degli outplayed sul lato superiore di mappa. Siamo a 7 minuti di partita e siamo a 11 uccisioni. Questa partita non sembra volersi calmare in nessun modo. Mai e poi mai, niente calma in questo game. E va bene così, ci piace così, vogliamo l'azione, vogliamo la violenza. Fatkiz, parlando di violenza, su quella corsia inferiore ne ha distribuita un bel po', ma quanto l'ha pagata? Guarda il farm di quel povero set. È alla stregua di un set support, a 38 mini. Sì, poi qui... Allora, un inserimento che avrei potuto capire qualora ci fosse stata una priorità diversa da parte della corsia centrale. Invece, vedere Sebex che deve muoversi e riesce a farlo solo dopo di Ace, ci ha provato Leona con il follow up ed è stato anche ottimo. Click, meccanicamente parlando, ha messo giù una buona azione. Ma purtroppo avevamo C-Boy basso in salute. Si rigenera grazie alla morte del drago. Ricordiamo la passiva di Trundle, per lui è una grande fonte di HP. Però una volta che ci sono tutti quei dunk da parte degli outplay, di reset di Tristana, il follow up con Diana, troppo danno, troppa motilità. E questo costerà caro. Potrebbe essere un grosso, grosso problema per i prossimi minuti. Se non fosse che i Machko continuano a mantenere il vantaggio monetario di 1200 gold sempre lì, onnipresente. E abbiamo già visto i Machko in questa posizione. Ogni volta nel primo e secondo game, quando si trovavano in vantaggio, erai lì, tranquillo. Sapevi che potevi scalare, sapevi che potevi prendere tempo per il tuo team e arrivare a quegli spike fondamentali per però attenzione fighter. Qui adesso di nuovo Fatkiz qua, forte di suprema, va subito a aggredire Dace, tanti danni in entrata. Oh mamma, con l'olin di Diana trovano il double kill, double crunch che gli permette anche di prendere il messaggero e non c'è neanche più il vantaggio monetario. Mi avevano promesso che tutti e 5 i game di questa serie sarebbero stati giocati su League of Legends. Evidentemente qualcuno mi ha mentito, perché quello che stiamo vedendo attualmente è wrestling. Sì. Puro. WWE, Machko contro Outplayed. Non... Sono confuso. Non c'è davvero un senso dietro le aggressioni e gli obiettivi dei Machko. Parliamoci chiaro, sembrano vedere l'obiettivo e in totale tunnel vision, vanno in commit totale. La visione profonda è un concetto totalmente assente, il rispetto per Diana insieme ad essa. 3-0-3, quanto ancora vuoi regalare a quella Diana prima di iniziare a rispettarla? Fatkiz è qua che trova, ne vedi sui pugni nelle mani, Stenboss che adesso si trova in difficoltà perché Lotto stava anche per arrivare col secondo scatto. Non aveva la trazione lunare, quindi senza suprema Diana va a perdere molto il suo potere di ingaggio.
E Set aveva solo le facce sfasciate, già investite oltretutto come cooldown. Sì, però anche solo andare a impensierire Stem Boss, uno Stem Boss che aveva un vantaggio in farma di quasi 30 minion nei confronti di un Set che adesso sta lentamente recuperando. Set resetta correttamente grazie all'aggressione protratta topside, costringendo una linea di congelamento per GP. Prova si boia a rimediare a quanto successo finora facendo capolino dalla mid lane, ma non penso che questa sia una linea facile da rompere a favore di un dive su Jace, almeno non per adesso. No, anzi, vuoi provare a semplicemente riprendere il controllo del match ed è così dannatamente difficile per i Machko, perché l'intera idea dei Machko era provare a prendere controllo in early e da lì, non dico nemmeno snowballare, ma piuttosto semplicemente garantirsi un controllo assoluto. The Haste qua, aggredito, ci provano. Pilastro, click sul fianco, nella sua suprema nemmeno è necessaria, quanto danno hanno scaricato. Lotus infatti parte dall'inseguimento su click e ora forte di livello 8, vuole andare per l'all-in, c'è uno stordimento, secondo scatto in avanti, flash attraverso il muro per avere vita salva, ma Quickset è lì pronto, potrebbe andare per pugni a giustizia, decide di no. Lotus non ha ultato. Ha deciso di mantenere il cooldown, manca 30 secondi di andare nella montagna. È vero, però voglio dire, è un singolo drago della montagna, è qualcosa che ha un valore così secondario rispetto alla totalità di quanto sta succedendo in partita, rispetto a quanto avresti potuto guadagnare d'accordo, uccidendo il supporto nemico e quindi trovando non solo vantaggio numerico, ma andando a rimuovere per diverso tempo i controlli importanti del team avversario. Se da un lato è vero che la Suprema di Diana è un ruolo, ha un ruolo molto importante nella gestione dei fight sul fiume, è altrettanto vero che Bushi sta riconquistando un minimo di pressione bot side, perché adesso quella ondata che Tristana sta pushando sotto torre andrà in bounce back. Stan però di nuovo aggredito, stavolta a rinforzi. A rischio grosso qua, Patkiza che parte subito aggressivo utilizzando la Suprema contro Seaboy, flash attraverso il muro, utilizzando anche benissimo i pugni nelle mani, Suprema di Gangplank per rallentare Patkiza, abbastanza forte di tanto sustain, Seaboy decide di andare per il seguimento, è stufo, è stanco, vuole le kill, vuole le botte. L'inferno arde nel frattempo l'Anna, perché gli outplayed hanno preso questo drago. Click adesso che potrebbe essere rallentato, Raid addirittura che lo spinge via. Click non è forte di flash, arriverà un altro reset, Beast per prendere tempo, purtroppo totalmente a vuoto. Machko che spreca le risorse importanti, Quickset che trova un altro knock-up e ora viene immobilizzato, ma Bush è sotto torre da solo, 1 contro 3, un attacco di Tristana per una double kill. Ora sono guai. E di nuovo i Machko cercano troppo. I Machko avevano la possibilità di lasciare Leona in profondità, portare Bush a resettare. Una volta vista Diana, l'imperativo doveva essere sopravvivere, invece non se ne avvedono. Questo porterà probabilmente adesso il primo mattone agli outplayed. Lotus infatti va ad aggredire la struttura, va a rompere l'occhio, resetta correttamente la velocità d'attacco passiva grazie allo spam di abilità. E questo, signori, sulla corsia inferiore sarà primo mattone a favore di una composizione degli outplayed che anche oggi vuole regalarci Silver Scrape sulla landa. Sì, è sta aggredito, ma tanti Sevex, TP. Sevex subito rispetta questi teletrasporti tra la Parkitz che mi ha minacciato. C'è un tentativo di lockdown su Quickset, ma nulla da fare. Outplayed stanno ballando attorno ai skillshot avversari. E ora sono loro in vantaggio. E il messaggero tira pure la testata sulla torre interna. Lusso, lusso per gli Outplayed. Che sono bello. In vantaggio monetario, hanno mezza mappa a loro disposizione. Tristana sta snowballando verso una zona di partita alla quale difficilmente i Machko riusciranno a trovare accesso. Quella Tristana ha già un uccisore di Kraken e i gambali del Berserker. Gli Outplayed in tutto questo si stanno muovendo molto bene. Molte delle risorse che Raid ha trovato sulla corsia inferiore le ha trovate anche mentre Quickset si stava riuscendo a spostare con successo. E Patkiz, parliamo un attimo di questo set che nonostante abbia un KDA che normalmente andremo a definire nella mediocrità, sta avendo un ruolo da Jack of all trade che gli sta permettendo di giocare tre corsie quasi contemporaneamente. Stem Boss sta cercando di prendere risorse, continua a creare questo divario in farm, ma nel momento in cui sei un Gangplank e non riesci a sfruttare le tue risorse, purtroppo sono risorse inutili. Questi gold che prendi, questi minion e questa esperienza non servono a nulla se poi non aiutano il resto della squadra. E questo è vero, ma dobbiamo anche cercare di proiettare questo discorso più in là nella partita. Chiaro. In questo momento, quali sono i problemi maggiori? In questo game, in generale, cioè Diana. Non da uno dei punti di vista. Diana e Tristana. Fanno rima, tra l'altro, quindi deve essere vero che creano problemi. Il problema qual è? Che Diana adesso, grazie alla penetrazione magica, alle tonnellate di penetrazione flat che ha accumulato, può facilmente bastare più bersagli. E in questo Quickset sta giocando di nuovo un ruolo chiave con questo Galio. Ecco, forse se è necessario andare a liberare un altro ban a uomo, il ban su Galio è quello che devi rimuovere.
perché Galio, ok, ci sono state un po' di azioni dove Leona è riuscita correttamente e con perizia meccanica non indifferente a bypassarlo, ma chiusa quella finestra Galio sta avendo la meglio in ogni scenario. E sappiamo che Quickset lo va a giocare molto molto spesso, a prescindere dalla presenza di Camille. Infatti quando c'è stato quel ban di Camille, comprendevo l'idea, ma c'erano alternative. Diana era una di queste. E buona fortuna al povero Gangplank. Stay flash, sta cercando di prendere più tempo possibile. Arriverà il reset da parte di Tristana. Tanti danni in entrata. Patkins si è attaccato alla struttura e questo non basterà. Stan Boss è vivo dopo tutto questo. Stan Boss è riuscito a fare un'azione davvero miracolosa. Ha purificato il knock-up di set, il deposizionamento, ha flashato a mezz'aria. È riuscito a portarsi in zona franca, ma arriva l'ingaggio. Arriva subito l'all-in di violenza su Galio. Ed è un'altra double kill per Diana. 5-0-5 adesso. Qual era il problema? Diana. Eccolo lì. Sì. Eccolo che si materializza sulla corsia centrale. E non solo quella di Diana, anche l'occhio del messaggero che viene infranto. Evocazione del messaggero, collide sulla struttura in corsia centrale. Puntano all'assedio, ma sembra che al momento non riescano a concretizzarlo. Non hanno la forza lavoro necessaria, anche perché Tristana aveva resettato verso la base, quindi una delle unità d'assedio principali degli OP era venuta meno. Servono più. Ma questo non importa. 1400 gol di vantaggio. Machko che si trovano sempre più in difficoltà a provare a rispondere a quello che sono le proposte da parte di Outplayed. Ok, Lotus ha investito il flash per trovare quell'engage. Fra 30 secondi c'è il drago infernale. E quello è il punto in cui i Machko devono riprendere il controllo del match. Devi prendere quel drago. Del Machko. Del Machko. Del Machko deve riprendere il controllo del Machko. I Machko devono riprendere il controllo del Machko. Sì, esattamente. Chissà se l'hanno mai fatto su Rainbow Six questa battuta. Sì, poi nel frattempo cerca un ingaggio dalla profondità, ma Quickset è estremamente minaccioso e questo, guarda quanto tempo sta dando a The Haste, un'intera corsia alla sua mercé. Non solo, guarda lì Seth sulla corsia inferiore, sta pushando in profondità, abbiamo le side lane setappate a favore degli OP, in affaccio su un drago che vuole portarli a Soul Point, su una landa che stavolta è una condizione di vittoria a sé stante. Lotus qua che sta cercando con la mezzaluna, incredibile. Machko sta cercando lì un punto di inserimento perché si rende perfettamente conto che Sebex, attenzione, provocazione soltanto su uno purtroppo. E adesso Bushi, arriverà il bis da parte di Bushi, mi sa che non arriva in tempo purtroppo per lui. E infatti Raito trova la prima uccisione, arriva il reset, i danni di click, double kill trovata e semplicemente salta via fregandosene dei controlli pesanti. Gli Outplayed che ora si porteranno verso il Soul Point. Ladies and gentlemen, questi Outplayed. Bushi è morto in 3-2-1. Si lancia. Quello ha fatto anche più male. Ouch. Arriva Soul Point, arrivano le uccisioni, arriva la gold lead, arriva la mappa, arriva il tabellone, arriva Silver Scrapes sempre più vicina. Signori, questi OP. E prendendo il controllo a bot lane, questa è una torre interna per The Haste, una torre esterna mid lane. Hai il controllo totale della mappa. Sono 5500 gol di differenza quelli che sono apparsi. E il modo in cui sono sparsi è il problema più grosso. Se prima Diana aveva 3-0-3, dice vabbè dai, è un grosso shutdown che puoi andare a prendere. Adesso Diana è 6-0-7. Ma non solo, qui non ho proprio capito il piano d'azione da parte dei Machko, perché da parte loro andare a traddare kill in early game contro la draft degli Outplayed è tremendo. È tremendo perché se noi andiamo a guardare i 10 campioni che abbiamo in campo e andiamo a pensare su chi ha più valore una kill singola traddata, la risposta è quasi costantemente i campioni degli OP. Diana è andata totalmente fuori controllo e anche se Quickset cercando la profondità ha trovato semplicemente una singola provocazione, ha trovato il flash di Lucian, ha forzato poi il flash di Seraphin, una Seraphin che non ha neanche avuto il tempo di ultare e quando l'ha fatto era già troppo tardi, anche perché Raito è riuscito a cancellare il tempo di ammaliamento del beast di Seraphin grazie al salto razzo. Un'azione meccanicamente ben protratta da parte degli OP, ma dall'altro lato dei Machko totalmente alla mercé dei loro avversari e guarda quel grafico in gold. Mamma mia, Lotus e Raito, quanti soldi hanno da loro. Stan Boss era anche in vantaggio precedentemente, ma ora con The Haste messo così comodo. Gameplay, il problema che è un fattore. Ecco, il problema è quello. No, anche perché non è un fattore, è un pirata. Il problema è quello. Gangplank genera oro passivamente, grazie ai suoi parlè, grazie ai suoi barili che gli permettono di distribuirne la passiva d'area. È normale che un campione come Seth non voglia giocare come winning lane nei confronti di GP. GP va a scalare, è vero, ma come detto prima è un Gangplank di nuovo da letalità che vuole mettere quell'utilità d'area durante teamfight. Serve tempo ai Machko e non sembra che gli OP glielo vogliano lasciare. La torre della squadra.
torre esterna che viene conquistata da botside. La prima torre dei match, quella torre botte esterna. Gameplay continuerà la sua opera di pressione di quei clear, perché capisce che per ora i fight non sono casa dei Machko. Non penso che saranno presto casa dei Machko. Serviranno almeno un oggetto intero su Lucian e lo stesso anche per Bushi. E adesso dobbiamo parlare però di come gli Outplayed vogliono andare a strozzare la mappa avversaria. Molto buono il pattern di visione offensiva che continuano a mantenere. Nel momento in cui la bot side stava pushando a favore dei Machko, mandano Patkiz sulla corsia inferiore, forte di teletrasporto, a depushare l'ondata. In tutto questo, sanno che essendo disponibile il barone topside, Gangplank non disponibile per lui il teletrasporto, è costretto ad essere presente con i suoi compagni di squadra. Gangplank ha dovuto appena utilizzare la Suprema per prendere visione del barone Nashor, perché non avevano altri mezzi per scrutare nelle profondità della nebbia di guerra, e già questo ti fa capire quanti Machko siano anche in tensione. Comprensibilissimo. Seaboy che va a premere il più velocemente possibile su quella corsia superiore, ma c'è già Jace pronto ad andare a farmare quell'ondata ai minion. Outplayed, cosa stanno tirando fuori dal cappello? 4000 gol di vantaggio, minore il vantaggio a confronto prima a livello monetario, perché i Machko stanno tenendo sotto controllo un minimo la situazione ora. Ma la mappa non è più loro appannaggio. No, gli Outplayed hanno il controllo totale dei fiumi, continuano a prendere argogranchi dopo argogranchi, cercano la profondità e la trovano grazie ad una buona visione profonda piazzata da un Quickset che sta davvero giocando delle partite meravigliose. Per non parlare di... Vabbè, no, io sto zitto. Io veramente ci rinuncio. Non ce la posso fare. Ci stai provando? No, cioè, Glielo ho premuto io quel cronografo. Sì, gli hai praticamente premuto tu il cronografo. Come io prima, che durante la pausa stavo, non ironicamente, questa è una mia confessione, ho detto la seguente frase: beh, oggi sembra una serie veloce. Vergognati, vergognati assolutamente. Oh, potrei aver condannato i Machko. Beh, dai, hanno una piscina in casa, in Gaming House, quindi possono contentarsi di quella. Adesso pressione sulla mid lane, si può pilastro, ma hook, danni su Sten. Sten, no, allora, non deve tornare a casa perché Forte di Arance può continuare ad avere sustain della sua. E quindi pozione poppata sta rigenerando già la salute. Non che sia un valore astronomico quello della pozione della corruzione. 375 HP con tutte e tre le cariche. Tipo, ok, però... Non, almeno. Non, wow. Soprattutto rigeneri anche il mana mentre continui a spammare le tue arance. Questa è una cosa importante nel pattern difensivo di rigenerazione di un campione come Gangplank, che per adesso... Lotus! Perde la Rocket Belt per questo fight. Adesso Patkiz è molto aggressivo su Seaboy. Arriva un Beast soltanto su Lotus. Tanti danni in entrata. L'utilizzo della zona è stato perfetto. Però Seaboy prende tempo per quanto possibile. Lotus si è lanciato in avanti. Trova il lockdown su due. Insieme al knock-up di Galio. La serie viene interrotta però. Lucy era preso tempo. Sebex per quanto possibile ci ha provato davvero. Raito, tanti danni in entrata. Sbushi è trovato un danno astronomico con quella Seraphine. E Steboss sul fianco sta rischiando grosso. Quickset intanto che cerca di prendere quel lockdown, ma non lo trova su Bushi, che salta via. E adesso il drago verrà aggredito a parte di Outplayed. Questa sarà anima, un'anima infernale su questo team di Outplayed. Bushi potrebbe cercare il miracolo della distanza. C'è un piccolo angolo che gli garantirebbe un acco di successo, ma è stato appena spottato dal germoglio di divinazione. Ancora una volta Quickset, che stavolta posso parlarne bene perché non ha un cronografo da rompere, è riuscito a trovare l'angolo maledetto. Oi! E tutto ciò è riuscito a uccidere. Sì, Seth c'è morto. Che cosa? Voglio dire, è abbastanza in linea con la partita che stiamo guardando. Sì, 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 è decisamente in linea con la partita. Scusa, non ce la faccio. Seraphine ha un Luden. Quella è una Seraphine che sta picchiando tantissimo in queste fasi di gioco, e il danno astronomico che prima abbiamo visto protratto nei confronti di Raito è arrivato anche dalla penetrazione magica che quell'oggetto ti offre. Lotus ok, avrà anche sprecato la cintura a razzo, ma il reinserimento con la stasi alla mano è arrivato con un Lotus che aveva già sprecato la sua di stasi, la prima, perché comunque aveva cronografo e Clessidra, ma quando poi si è reinserito aveva già preso troppo danno. Bushi, ammetto che il danno mi ha sorpreso qui. Era una doppia Q più le note che aveva generato castando l'abilità. Stem Boss è stato splattato al suolo, l'ha piantato proprio direttamente. Chiodo. Come un chiodo. Beh, giustamente. E tutto servono questo... più campioni con martelli. Abbiamo Jace, abbiamo Poppy, abbiamo Sion, ma solo in una delle sue skin. Non conta come TP, attenzione! Oh, Lotus qua che va a trovare Bushi fuori posizione. La provocazione è anche durata abbastanza a lungo.
Purtroppo questo è l'effetto di un fight quando c'è un'anima infernale in campo. Gli Outlaws semplicemente prendono un bersaglio, lo cancellano dall'esistenza. Parkinz vuole cercare il flank, lo troverai. Danni del povero Click rallentato. Adesso c'è la provocazione a parte di Quicksand. Outlaws, che il resto degli Outlaws almeno sta cercando di prendere questo Baron. Mamma mia, quello smite è arrivato proprio all'ultimo. Click, basta in salute, pugni e mani che non trovano il danno puro. Raito, che danno che ha preso. Quicksand adesso che verrà inseguito. Sì, poi che adesso... tanto danno dalla sua, Raito attraverso il muro che ci prova con il danno della bomba. Sì, poi si vede un terzo della sua barra di KP scomparire. Stemos è quasi morto da questo trade. E non ha neanche il flash. Flash. Sì, ok. È comunque molto rischioso. Però è Nash completato. E questo è un grosso problema, perché Sevix ha perso troppi HP, Bushi si è appena teletrasportato e non possono più contestarlo. Sì, cerca di tenere in salute gli avversari. Ricordiamo comunque che le guarigioni di Seraphine sono sulla salute mancante, quindi se tu hai solo il 10% della tua barra degli HP residuo, significa che le guarigioni di Seraphine diventano anche molto importanti, indipendentemente dalla presenza di fonti di amplificazione delle guarigioni stesse. Non essendo una Seraphine da pietra in una rinnovata, deve cercare di giocare attorno al danno per impostare queste azioni sugli avversari, ma quando Seraphine è la prima a morire, purtroppo poi quel danno viene meno, il bis non era disponibile a prescindere per cercare di controbattere durante il teletrasporto, perché l'aveva sprecato nel tentativo di salvarsi. L'unica speranza di reinserimento poteva essere accettare la propria morte, ma quelle sono... Quella era una shock blast singola! Quelle sono zeppole fuori dal periodo di carnevale da parte degli Outplayed. Stanno iniziando a fare veramente, veramente male. Io sono più persona da cross lì che durante il carnevale. Ognuno ha le sue, ma attenzione a Diana. E l'ingaggio qua va ancora una volta a segno. Bis di Seraphine che va su tre persone a questo giro. E la doppia Q fa un bel po' di male. Lotto sta rischiando grosso. Perderà comunque la vita perché si poi ha castato la sua suprema. Alla fine l'uccisione viene regata a Bushi. Quickset, pugno della giustizia difensivo. Raito che ora ha abbastanza DPS per minacciare Stemboss. Lo va a zonare. Inibitore conquistato. Outplayed che adesso vogliono continuare a premere. Patkinza forte da suprema. Vorrebbe cercare l'Onislin. Pugni le mani per prendere più tempo. Cronografo che viene finalmente spezzato. Quickset pronto con la provocazione. La va a trovare una dietro l'altra. E ora con il reset vanno a spezzare la bomba. Vanno a uccidere anche il povero, povero Bushi. È l'unico in vita Click a guardare il game. E sente nelle sue orecchie, nel suo headset, Silver Scrapes risuonare. Perché signori, gli Outplayed vincono il quarto game e portano la serie alla quinta partita. Oh boy, oh boy! Questi OP che cosa non ci stanno regalando oggi? Un Lotus fuori di testa, una mid lane devastante per due game consecutivi, il leggendario Galio di Quickset che non vuole perdere, che non sa perdere una partita di League of Legends. Come quanto caos c'è stato in questa partita. Tanto. Per arrivare al punto in cui poi drago dopo drago dopo drago, che all'inizio eravamo lì a guardare, sì, perché vi state concentrando sui draghi? Non ha alcun senso Outplayed. Poi arriva l'anima infernale su Land e sei tipo, oh no, questa è la peggiore landa possibile per i Machko. Alla fine si sono giocati, non dico un coin flip, perché comunque è una landa che sei riuscito a conquistare in maniera totalmente gratuita. Così. E quindi a prescindere era un'anima che avrebbe portato una composizione che già stava vincendo a vincere di più. Abbiamo parlato prima di come alcune anime siano delle condizioni di vittoria, altre anime ti permettono di vincere meglio se stai già vincendo. Quindi in ogni caso, se hai un vantaggio di mappa tale da riuscire a conquistare quei draghi in maniera totalmente incontestata, se Lotus ti gioca questo tipo di partite con Diana e se adesso gli Outplayed sono al varco del miracolo, 2-2 ci si gioca Liu Masters al quinto game, allora vuol dire che avevano delle idee molto chiare su quello che dovevano fare. Assolutamente, e capisco come i Machko adesso siano in grossa tensione, perché sei partito da un ok, ci manca un game ragazzi, vabbè dai, ne abbiamo perso una, ci manca comunque ancora un game ragazzi, ne hai perse due di fila, ragazzi ci manca un game, per favore possiamo finalmente chiudere questa serie. Adesso gli manca un game, nel bene o nel male. Vero? Però sei molto nel male dopo due lose di fila, eh? Lo vedremo. Signore e signori, noi adesso ci prendiamo una breve pausa e torniamo subito dopo per il quinto e ultimo game della serie. Sul fondo di questa parte di lago c'è una casa perfettamente conservata. Nervosa? Forse un po'. Eccola. Dovrebbe essere tutto marcito. È così strano. Ti prego, calmati! Il luogo più infestato
si nasconde negli abissi. La casa in fondo al lago. Dal 5 agosto solo al cinema.